Come promesso, vi farò vedere dove sono posizionate le note che abbiamo cantato per eseguire la scala blues. Quindi avevamo inizialmente lavorato sulla scala a partire da Sol, quindi pratica cosa succede? Abbiamo Sol, Si bemolle, terza minore, Do, Do diesis re, che è il cromatismo, e poi fa e sol. Quindi avevamo detto primo grado, terzo grado minore, quarto, cromatismo, saltiamo il sesto, passiamo direttamente al settimo minore e tonica, quindi nel video in cui abbiamo cantato la scala blues abbiamo usato per tutta la prima parte questa scala. Sol, Si, Do, Do, Re, Fa, Sol. Sol, Si, Do, Do, Re, Fa, Sol. Ok? E scendendo abbiamo anche detto che questo è un Sol, questo è un Fa, ovviamente. Poi qua abbiamo il Re, però scendendo, quando ci sono i cromatismi, si usano i bemolli, quindi la nota del cromatismo prende il nome da quella che l'ha preceduta. E in questo caso, se è bemolle, sarà Re, Re bemolle, Do. Ok? Quindi Re, Re, Do. Quindi abbiamo Sol, Fa, Re, Re, Do, Si, Sol. Si bemolle rimane tale, è una terza minore, quindi non possiamo chiamarla in un altro modo. Era Si bemolle a salire, sarà Si bemolle a scendere, perché non è più una terza se non si chiama Si. Sol, La, Si. Se noi l'avessimo chiamata Do, se l'avessimo chiamata la diesis, se non sarebbe più stata una terza, ma sarebbe stata una seconda diesis, quindi non avrebbe avuto senso nella logica della scala. Quindi ripeto: Sol, Si, Do, Do, Re, Fa, Sol, Sol, Fa, Re, Re, Do, Si, Sol. E questa era la scala blues in Sol, così come l'abbiamo utilizzata all'inizio del nostro video. Quindi, qualora abbiate voglia di suonarvela per seguire comunque il video, potete anche farlo. Adesso, però, la vediamo invece come l'abbiamo cantata, in quale tonalità l'abbiamo cantata poi successivamente. È una tonalità che parte dal Do centrale, quindi abbiamo un passaggio e abbiamo delle note di testa, bisogna utilizzare un pochino di tecnica per cantarla senza possibilmente tirarsi il collo. Attenzione. Qui abbiamo sempre la terza minore, quindi Do Mi, ok? Do Mi bemolle. Do Mi Fa Fa Sol. Attenzione, abbiamo detto primo grado, terzo grado minore, quarto grado, cromatismo. Fa diesis, Sol, quinto grado, poi abbiamo Si bemolle che è la settima minore e il Do. Ricordiamoci sempre che questo cromatismo, come anche il Mi bemolle, cioè il terzo grado minore, la terza minore e il settimo e la settima minore, sono fortemente blues, sono note blues, quindi e soprattutto perché sono note blues? Perché in particolare il terzo grado, normalmente quando si esegue una scala blues viene eseguito minore, ma l'accompagnamento invece viene suonato in maggiore. Quindi questo scontro tra maggiore e minore dà un effetto estremamente forte, che è quello tipico del blues. Non dimentichiamoci mai che ogni stile è specifico, quindi noi possiamo anche voler essere delle persone super libere che buttano blues nel rock, jazz nel blues, blues nel jazz,
blues nel rock, jazz nel rock, eccetera. Sicuramente, perché poi nascono appunto anche delle nuove correnti, i vari progressive, le varie. Però dobbiamo sapere che cosa stiamo facendo, giusto? Quindi, per eseguire la scala blues in Do, abbiamo Do, Mi bemolle, Fa, Fa, Sol, Si bemolle, Do. Poi, scendendo, avremo Do, Si bemolle, Fa, Sol, Sol bemolle, Fa, Mi bemolle, Do. Quindi avrete notato che prediligo modificare il cromatismo, quindi se salendo il cromatismo lo chiamo Fa, Fa diesis, Sol, scendendo lo chiamo Sol, Sol bemolle, Fa, perché qui io sono libera di farlo, mentre modificare il nome della terza minore e della settima minore vorrebbe dire anche modificarne il grado della scala, la posizione all'interno della scala, e quindi a livello teorico farei un gran pasticcio. Questo non va fatto. Manteniamo saldi i gradi della scala come punto di riferimento e invece quando si tratta di un cromatismo rispettiamo la regola delle alterazioni, che dice che salendo una nota dà il nome alla nota alterata con il diesis, scendendo sarà la nota superiore a dare il nome alla nota alterata ma con il bemolle. Allora, quindi chiarito anche questo, abbiamo detto scala blues di 6 note, abbiamo altre 2 scale blues. In realtà avrei potuto parlarne prima, ma sono andata prima al sodo e poi introduco anche queste. La scala blues di 5 note in realtà non è altro che la scala pentatonica minore, però viene anche chiamata scala blues di 5 note e consiste esattamente in questo. La sesta nota che manca non è altro che quella del cromatismo. Quindi scala blues di 5 note, teniamo sempre a questo punto in riferimento la tonalità di Do, perché è comunque una tonalità che ci permette di avere come riferimento anche la scala di Do maggiore, quella classica. Vi spiegherò poi perché è molto importante per noi cantanti avere un'unità di misura precisa come riferimento, perché altrimenti non avendo noi la tastiera non riusciamo facilmente a visualizzare le note, a meno che non siamo dei musicisti e quindi abbiamo la tastiera di riferimento dello strumento che suoniamo. Quindi usiamo Do come riferimento. Allora, abbiamo quindi anche qui la terza minore, ovviamente scala pentatonica minore o scala blues di 5 note avrà la terza minore inevitabilmente, Do, Mi bemolle, poi abbiamo quarto grado, quinto grado, settima minore e ottavo grado. Nella fattispecie Do, Mi bemolle, Fa, Sol, Si bemolle, Do, Si bemolle, Sol, Fa, Mi bemolle, Do. Primo, terzo bemolle, quarto, quinto, settimo bemolle, ottavo. Ottavo, settimo bemolle, quinto, quarto, scusate, sì, no, giusto, giusto. Ok. Do, ottavo, settimo bemolle, quinto, quarto, terzo bemolle, primo grado. Cantiamo. Do, Mi, Fa, Sol, Si, Do, Si, Sol, Fa, Mi, Do. Un piccolo anticipo delle pentatoniche, comunque sempre utile. Adesso tratteremo invece il discorso della scala blues di 7 note.
Beh, la chiamiamo così, ma può essere chiamata anche in un altro modo. Scala blues di 7 note uguale modo misolidio della scala diatonica maggiore. Quindi noi abbiamo, è una scala E maggiore in questo caso. Equivale pari pari al modo misolidio. Il modo misolidio non è altro che la scala diatonica maggiore, quella classica proprio, con la settima minore però, anziché la settima posizionata dove dovrebbe essere, cioè in posizione sensibile. Quindi abbiamo Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si bemolle, Do. Do, Si bemolle, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Gradi della scala? Primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo bemolle, ottavo. Ottavo, settimo bemolle, ottavo, settimo bemolle, sesto, quinto, quarto, terzo, secondo, primo. Per chi ha una origine più classica a livello di studi e di conoscenza del canto, farà molta fatica a intonare nella discesa questo Mi, questo terza maggiore, perché con la settima minore viene spontaneo buttarsi su una terza minore. Invece è proprio qui il bello, motivo per cui il modo misolidio viene anche utilizzato tanto nel jazz. Molto bene, con questo abbiamo un quadro generale delle scale che ci servono e poi vedremo insieme i fraseggi giocando un po'. Buon canto a tutti!